È stata un'emozione grandissima perché intanto girare il mio primo film dopo una lunga serie di cortometraggi era già un'emozione forte. Poi poterlo girare nella mia città e soprattutto avendolo desiderato tanto proprio di poter ambientare questo film nella mia città, è un sogno che si era realizzato, è stato un qualcosa di veramente emozionante, soprattutto perché poi le persone che abbiamo incontrato, i cittadini di Lamezia, si sono dimostrati veramente entusiasti e ci hanno aperto le porte delle loro case, ci hanno accolto, sono stati pazienti perché abbiamo invaso un po' le strade, abbiamo bloccato il traffico, creato un po' di scompiglio, però c'è stata una reazione molto positiva e per questo io li ringrazio veramente tanto per la loro pazienza e il loro entusiasmo. È stato molto bello, formativo, lavorare con un attore di questo tipo con molta esperienza mi ha messo alla prova un po' da un punto di vista, io sono alla prima esperienza nel lungometraggio e quindi dovevo anche essere all'altezza delle sue aspettative. Quindi è stato impegnativo ma soddisfacente da un punto di vista proprio della formazione, dell'impegno lavorativo. E poi lui ha restituito tutto, veramente quello che questa sinergia che abbiamo creato tra me e lui è stata ottima, perché lui è riuscito a restituire tutto quello che in realtà io chiedevo a lui per il personaggio, quindi l'interpretazione che io ho chiesto a lui è riuscito a restituirla nel migliore dei modi. Adesso che il film è finito, abbiamo finito in quest'anno tra fine 2020 e inizi 2021, abbiamo montato il film col montatore, tutta la post produzione, adesso è chiuso finalmente, ha una distribuzione e da subito dopo l'estate inizierà la promozione con l'uscita al cinema, piattaforme, festival. Partirà, diciamo che è come un po' la nascita di un bambino, fino ad ora è stata la gestazione, adesso parte, diamo vita a questo film che speriamo inizierà a camminare con le proprie gambe e andrà lontano, me lo auguro. Ma mi aspetto intanto per me tranquillità e serenità e felicità, che penso sia la cosa che un po' tutti quanti inseguiamo, e mi auguro che l'uscita di questo film possa portarmi principalmente questo, e poi di continuare a lavorare nel mondo del cinema in maniera continuativa e riuscire a realizzare anche altre cose in Calabria e a Lamezia, perché no? Iniziare un percorso che possa durare nel tempo.